Buongiorno a tutti e buona grande video recensione a tutti. Oggi tratterò il seguente libro di Sergio Nazzaro, titolo Luigi De Magistris, Giustizia e Potere, casa editrice Editore Riuniti. È in pratica un'intervista condotta dallo stesso Nazzaro a questa grande personalità della politica e della giustizia, che è Luigi De Magistris, una intervista molto interessante che tratta tutti i temi basilari di una democrazia, di un paese civile e di un paese moderno. Giustizia e potere, una storia senza amore. Giustizia e potere, il libro si intitola così. Cosa rappresentano per te? Quanto incidono sulla vita di un cittadino? Ecco la prima domanda importante di Nazzaro. Risposta di De Magistris. Perché si realizzi la giustizia si scontra con il potere e coi poteri. La giustizia è qualcosa di universale, rappresenta il diritto naturale. Per questo entra in conflitto con i poteri. I poteri spesso sfruttano illegittimamente il diritto per raggiungere una falsa giustizia. Purtroppo non sempre la giustizia coincide con le norme, anzi, troppo spesso la produzione di leggi corrisponde alla produzione di profonde ingiustizie e all'assenza di diritti. Proprio perché giustizia e potere non possono coincidere, in quanto la giustizia per realizzarsi si mette contro i poteri tutto realizzano fuorché le forme di giustizia. Altra domanda di Nazzaro. E nella politica, che cosa sono giustizia e potere? Risposta di Luigi De Magistris. La politica è un potere forte che è in grande conflittualità con la giustizia, sia intesa come giustizia con la G maiuscola, sia come magistratura. L'unico modo per sanare questa situazione sarebbe una politica che agisca nel perseguimento degli interessi collettivi, una politica che non delinqua. Altro quesito importante di Nazzaro. Credi che la politica attualmente dialoghi con i suoi elettori sia da una parte che dall'altra? Risposta di De Magistris. Tendenzialmente molto poco, e questa situazione è peggiorata anche attraverso la nuova legge elettorale, grazie alla quale i politici vengono nominati non dagli elettori, ma dalle segreterie di partito. Credo che molti politici siano assolutamente distanti dal territorio. L'unico vero partito popolare è la Lega. In Italia dei Valori, senza voler far torto ad altri, credo che io e Di Pietro abbiamo una forte capacità di riuscire a comunicare con il popolo. Non c'è dubbio che anche Berlusconi abbia questa qualità, ma per il resto c'è una massa enorme di classe dirigente che si è staccata completamente dalle persone e più attenta ai salotti parlamentari e televisivi. Il politico ideale è quello che va nelle trasmissioni televisive, ma che soprattutto partecipa e comunica con la gente, che va alle manifestazioni di piazza, che partecipa ai dibattiti e ai convegni, agli incontri pubblici, che non perde mai il contatto diretto con le persone. La compagnia è di Berlusconi. Nazzaro, insomma, tu presupponi che non sia solo un gioco al ribasso, una caduta libera alla forza di gravità che si porta in giù, ma che ci sia una forza che controlla questa caduta? De Magistris. Berlusconi è sicuramente l'uomo che ha comandato il crollo etico dell'Italia. L'ha iniziato a comandare all'inizio degli anni Ottanta con la televisione commerciale. L'identità di questo paese è cominciata a mutare lentamente ma costantemente dagli inizi degli anni Ottanta, quando è partita la televisione commerciale, ma costantemente che ha profondamente cambiato gli animi degli italiani sovvertendo i valori, sostituendo la cultura a una subcultura, dove non conta più l'essere, ma l'apparire. Conta essere una velina, ma non essere uno che fa bene l'operaio, un grande intellettuale, uno che ha studiato
bene un grande lavoratore. Conta il profitto, ma soprattutto conta se magari lo aggiungi anche in modo furbesco, evadendo le tasse, facendo il prenditore e non l'imprenditore. Di fondi pubblici e non appunto l'imprenditore che fa libera concorrenza. Questo è un primo messaggio molto importante, il valore dell'apparire rispetto all'essere. Quindi sempre una minore importanza della meritocrazia. Ecco De Magistris che tocca un tema fondante, un tema basilare e di strettissima attualità ai giorni nostri, in quanto vediamo per esempio la composizione di questo governo, in generale della politica, della classe dirigente del paese. La meritocrazia spesso non esiste, non viene attuata, non viene praticata. Si vede dei personaggi che occupano delle posizioni di spicco nella politica, nell'economia, nella giustizia, in tutti i settori principali dello Stato e non meritano di occupare tali posizioni, non ne hanno i titoli né culturali né morali. Nazzaro, però possiamo dire che è veramente tutta responsabilità di Silvio Berlusconi. Ha avuto dei complici anche tra quelli della famosa opposizione. De Magistris, enormi complici. Quando io uso questo termine non solo io, ma io lo intendo con una sezione che ho fatto mia in campagna elettorale, cosiddetto berlusconismo. Intendo un virus che ha infettato la società e la politica, anche del centro-sinistra profondamente. Questa subcultura dell'apparenza e della mancanza di regole, del conflitto di interessi, della gestione del potere in un certo modo, ha profondamente caratterizzato anche il centro-sinistra. Lo vediamo come un emblema della mancata soluzione del conflitto di interessi. Il conflitto di interessi il centro-sinistra lo poteva affrontare, non tanto nell'ultimo governo, quando aveva una maggioranza quasi inesistente, ma ha avuto un governo che è durato 5 anni. Non lo ha affrontato perché molti dei conflitti di interessi e confusioni tra controllori e controllati hanno riguardato assolutamente anche il centro-sinistra. E anche nel terreno proprio di Berlusconi, il centro-sinistra e alcuni suoi leader hanno cercato di inseguirlo sulla comunicazione, ma l'italiano di fronte alla fotocopia preferisce l'originale. Se tu cerchi di imitarlo sul suo terreno, lui è invincibile. Per questo Berlusconi, secondo me, va vinto solo attraverso una rivoluzione culturale, sovvertendo un'altra volta i valori in campo. Concordo pienamente, personalmente, con questa visione di De Magistris, di un Berlusconi che se viene imitato nel suo campo del populismo mediatico, questa forma di falso liberalismo, che altro non è se non un'assenza di regole e la legge del più forte, è invincibile. La finestra di fronte. Nazzaro, c'è un problema nell'Italia dei valori. Mi rifaccio al famoso saggio Se del Marzo in Danimarca. C'è bisogno, e questa è la funzione dell'informazione, di una ricerca approfondita per capire i mali dell'Italia dei valori. Nessuno si era reso conto di quello che stava succedendo. Perché a leggere il rapporto di Micromega davvero saltano fuori delle cose, delle storie tristi di una società civile che sembra venire esaltata e viene invece fortemente mortificata? De Magistris. La strada e il frutto di Italia dei valori sono quelli che escono fuori dalle europee. Io ho preso circa 500.000 di voti. In democrazia contano i voti, quindi quella è l'Italia dei valori che vuole il paese. Per me non esiste un'altra Italia dei valori. Non perché li ho presi io, perché li poteva prendere anche un altro candidato, ma quella è l'Italia dei valori che vuole il paese.
È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, è quella la direzione che va perseguita nel più breve tempo possibile. Io sono di impostazione un rivoluzionario, non sono un riformista. Credo molto che nel paese ci sia bisogno di una rivoluzione culturale. Ovviamente pacifica, chiariamolo subito. Però sono per i segnali di rottura. L'epoca del riformismo della socialdemocrazia in Italia è finita. Quella è la direzione. Italia dei valori con quel risultato ha subito una trasformazione genetica enorme. L'Italia dei valori prima delle europee era un'altra Italia dei valori. Se non ci fosse stata la straordinaria capacità comunicativa, ma direi anche di coraggio, di Antonio Di Pietro, l'Italia dei valori sarebbe rimasta un partito del 3,5, 4. Se non ci fosse stata questa sua scelta coraggiosa candidare Luigi De Magistris, è indubbio che io non avrei portato un plus valore all'Italia dei valori. Ma è anche una scelta coraggiosa, perché si sapeva che Antonio Di Pietro non è una persona sprovveduta, che non mi sarei messo a fare l'europarlamentare in esilio, non mi sarei accontentato, sono uno passionale, avrei perseguito i miei ideali di magistrato in politica e quindi avrei segnato una discontinuità enorme con il resto della politica. Un altro punto è molto vero, noi dobbiamo come partito favorire sempre di più la partecipazione. Io credo che il nostro è un partito dentro al quale possono esserci tante sensibilità, proprio perché non è un partito a caratterizzazione ideologica. Io dico anche a tutti però di lavorare. Italia dei Valori è un partito dove se uno lavora a passione, a entusiasmo, si impegna, c'è spazio per tutti. Non è vero che non c'è spazio. È vero che ci sono delle realtà che nemmeno a me piacciono, però dico alle persone che vivono in quelle realtà politiche, che trovano difficoltà a impegnarsi, fate battaglie, fate dibattiti, fate convegni, gli chiedo di lavorare, di scrivere e di denunciare. Prima o poi, questo lo imparo sulla mia pelle, chi ha valori esce fuori. Non mi piace che si sia rovelli dalla mattina alla sera su diatribe interne di apparati, addirittura se chi sogna che nasca la corrente di Tizio, la corrente di Caio. La strada di Italia dei Valori è un'altra ed è già segnata. Calabria sotto scorta. Nazzaro, tu puntualizzi molte volte che sei questa sorta di cupola, un tavolo di affari in cui si incontrano pezzi dello Stato, le istituzioni, il politico nazionale, il regionale, l'amministratore locale, il criminale e addirittura pezzi di istituzione. Che cos'è per te veramente questa loggia massonica, nomi e cognomi? È la solita cosa italiana in cui si stringono sempre le mani o qual è la vera entità che tu hai visto davanti ai tuoi occhi? De Magistris. È un'entità che puoi vedere e percepire solo se si lavori da di dentro. La penetri, è quella che viene definita la borghesia mafiosa. In Calabria in molti casi i processi giudiziari, gli investimenti economici, le candidature politiche, tutto quello che attiene alla vita pubblica, economica e sociale viene decisa in determinati salotti. C'è una borghesia mafiosa che conta, che significa alcune famiglie di imprenditori molto ben individuate, che sono innanzitutto dei imprenditori, persone che hanno consolidato la loro forza economica attraverso finanziamenti pubblici e attraverso un rapporto privilegiato con la politica. Il politico fa ottenere finanziamento pubblico all'imprenditore, l'imprenditore poi garantiva posti di lavoro e voti. Ovviamente qui parliamo di imprenditori che hanno consolidato la loro forza sul territorio, anche attraverso i legami con chi
ha tradizionalmente il controllo del territorio, che sono le famiglie mafiose. Questo sistema, per poter predominare senza essere disturbato, deve avere da un lato il controllo dell'informazione. In Calabria è abbastanza esevole perché i giornali fino a poco tempo fa erano pochi. Adesso la situazione è un po' migliorata, ma è facile controllare un giornale e condizionarlo. Basta chiudere il finanziamento pubblico e soprattutto devi evitare che i controllori della legalità possano agire. In Calabria non è che siano molti storicamente i controllori di legalità, perché la Calabria ha sempre avuto da sempre la più grande organizzazione mafiosa, che è la 'Ndrangheta, che quasi mai, se non in casi eccezionali, ha attaccato militarmente lo Stato, proprio perché ha sempre avuto, per le sue capacità di ramificazione, non solo in Calabria, ma anche in altre parti del territorio nazionale, la capacità di arrivare ovunque. La capacità è anche quella di avere sotto controllo pezzi significativi e rilevanti della pubblica amministrazione, burocrazia e funzionari. Persone messe ai posti nevralgici della regione Calabria che devono decidere i finanziamenti, devono decidere come controllare. Così vale per la magistratura e per le forze dell'ordine. Non è un caso che storicamente la magistratura in Calabria, tranne pochissimi casi, non ha mai fatto inchieste che hanno toccato famiglie di imprenditori, sostanzialmente perché erano colluse. Quindi è molto difficile per un magistrato del posto fare inchieste che tocchino la cosiddetta borghesia mafiosa. Perché significa andare a indagare quello che è stato il tuo compagno di classe, quello che è stato tuo compagno di università. Non parliamo di luoghi con molte centinaia di migliaia di persone. Catanzaro ha 100.000 abitanti, Reggio Calabria 200.000, Cosenza 80.000. Questo sistema è come una piova, in questo le massonerie hanno in Calabria un ruolo molto importante. E anche le anticamere della massonerie, circuiti Lions Rotary, luoghi in cui ci si incontra e poi si prendono decisioni importanti e si governa, poi di fatto la cosa pubblica in questi circuiti. I magistrati in questo hanno avuto un ruolo importante. Nazaro, quindi l'aspetto principale è che tutta questa commissione di interessi è comunque finalizzata alla gestione del soldo pubblico. De magistris, del potere inteso sotto diversi aspetti. Il passaggio principale è il controllo della spesa pubblica. In Calabria, ma questo vale anche nelle altre regioni del sud Italia dove l'iniziativa economica privata è molto debole. La gran parte dell'economia ruota attraverso la spesa e il finanziamento pubblico che è enorme. Perché significa finanziamenti europei, finanziamenti statali, finanziamenti legati alle emergenze ambientali, finanziamenti regionali. Qualsiasi tipo di finanziamento e attiene a tutti i settori della vita pubblica, fino alla sanità, alle infrastrutture, all'ambiente, all'informatica, alla formazione professionale e a tutti gli ambiti che caratterizzano la vita sociale, la vita pubblica ed economica. Se controlli la spesa pubblica, controlli il gaglio decisivo di tutta l'economia. E controlli anche il lavoro. Quello che abbiamo visto in alcune inchieste è che si decide in modo sistemico chi fa lavorare. Tu controlli l'economia, controlli chi fa lavorare, controlli il voto. E a quel punto è sospeso la democrazia, non esiste più la democrazia. Nazaro, questa massoneria presente in Calabria di cui tanto si parla ha un nome? De Magistris, non c'è una loggia particolare, ve ne sono diverse. Alcune sono molto coperte, altre hanno grossi legami con altre logge che operano a Roma, altre ancora con logge internazionali.
Nazao, ci sono prove documentali sulla presenza di queste massonerie? Ci sono, ma la maggior parte sono di tipo indiziario e investigativo. Perché dopo l'individuazione della P2 a Castiglione Fibocchi nell'81, le massonerie deviate ovviamente sono molto più accorte. Si evita tendenzialmente la formulazione di elenchi e di indici, perché basterebbe una perquisizione dell'autorità giudiziaria per individuarle. Ci sono modi indiretti per scoprire gli elenchi delle logge. Per esempio, si trovano nelle aziende di persone ben individuate nomi con a fianco le professioni. Una sorta di schedatura sono costretti a farla un po' tutti. Basta individuare un soggetto che sia un punto di riferimento delle logge massoniche per poi riuscire attraverso una perquisizione a individuare gli altri. In realtà in Calabria si è potuto riscontrare soprattutto un governo occulto della cosa pubblica. Pezzi importanti della politica, delle istituzioni, della magistratura, dell'imprenditoria si vedono insieme e decidono le sorti della regione. Sono scelte sul piano politico istituzionale, si aggiustano processi, si stabiliscono tecniche di annientamento degli avversari, qualcosa di molto pericoloso. Nazao, tu sei pro o contro le logge massoniche in chiaro quelle istituzionali? De Masistis, a me la massoneria come principio in sé non mi piace. Così come non mi piacciono, pur senza criminalizzarli, i Lions, i Rotary, questi luoghi dove ci sono queste logiche di appartenenza, di favori reciproci che creano comunque delle distorsioni. Storicamente la massoneria ha avuto anche dei meriti, pensiamo ai carbonari, però attualmente sono contrario perché sono dei luoghi in cui agiscono i poteri forti. La stessa Opus Dei è considerata un luogo vicino ai fenomeni di tipo massonico, così come Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere. Nazaro, tu hai avuto una scorta. Da quando a quando e quando poi ti è stata tolta? De Masistis, io ho avuto la scorta dal 2005 al 2008, l'ho avuta per 4 anni. Mi è stata tolta immediatamente nel momento in cui sono andato via dalla Calabria, come se da quel momento io fossi stato un soggetto che si occupava di cause di condominio, quando invece poi a Napoli mi sono occupato di cose delicate. Ma quel che è più grave è che è sempre stato sottovalutato quello che io facevo anche in Calabria. Io ho avuto la scorta solo grazie a degli ufficiali di polizia giudiziaria molto sensibili e attenti. In particolare un comandante provinciale dei carabinieri e un prefetto, persone molto sensibili che capivano che veramente io ero a rischio. Ma in realtà si è sempre volutamente sottolineato il profilo di investigazioni che facevo e anche questo era voluto. Non si voleva dare il senso dell'importanza di quello su cui stavo indagando. E che Nazaro, e che scorta avevi? 2 uomini, 2 macchine? De Masistis, no, per un periodo ho avuto l'autista, la macchina blindata e 2 carabinieri. Per un altro periodo ho avuto un carabiniere solo, quindi ho una tutela o doppia tutela. Nazaro, come si spiega che un magistrato in prima linea in Calabria ha avuto una scorta così, neanche così importante, mentre in Italia ci sono situazioni dove teniamo blindature 24 ore al giorno? Il grande merchandising della scorta? Che succede? Un magistrato è meno importante? De Masistis, io sono stato costantemente minacciato, mi sono occupato di cose delicatissime. Mentre se non fosse stato per la sensibilità di un ufficiale dei carabinieri o di un prefetto che erano totalmente estranei da questo sistema di potere e tutti e due sono ormai fuori dalla Calabria, anche loro non avrei nemmeno avuto quella tutela. Mi colpì molto un episodio. Mi fece sorridere durante una riunione molto importante di magistrati di altissimo livello. Si trattava di contrasto alla mafia. Io dissi che per sconfiggere la mafia in Calabria bisognava affrontare
il nodo dei finanziamenti pubblici, quindi feci presente che secondo me bisognava creare un tavolo congiunto, comunque una collaborazione molto stretta tra i magistrati, che si occupavano di mafia di tipo tradizionali e i magistrati che si occupavano di reati contro la pubblica amministrazione. Dissi che lo snodo fondamentale era quello della gestione del denaro pubblico. Mi fu risposto come se quella non fosse una priorità. La priorità è quella che serve ai governi di turno per far vedere che contrastano la mafia, cioè occuparsi degli estorsori, dei trafficanti di droga, di chi commette omicidi, di faide tra clan. Ma quando invece vuoi andare a scoprire quella che è la linfa della mafia, ciò che poi fa diventare la mafia Stato, la mafia potere, la mafia imprenditrice, la mafia potente, alla fine vieni completamente lasciato solo. Ed è uno dei motivi per cui questo governo, secondo me, oggettivamente favorisce il crimine organizzato, con provvedimenti che realizza, con la legislazione che sta facendo. Nazaro, è una dichiarazione forte questa. De Magistris, è una dichiarazione forte ma che posso documentare. Maroni e anche Berlusconi dicono quotidianamente che stanno raggiungendo dei risultati straordinari nei confronti del crimine organizzato. Io dico che questo governo non solo fallisce nel contrasto al crimine organizzato di tipo tradizionale, ma favorisce il crimine organizzato più forte dei colletti bianchi. Il primo punto, quello tradizionale, perché fallisce? È uno dei primi punti per sconfiggere la criminalità organizzata è quello di avere il controllo del territorio, quindi dare mezzi e risorse alle forze dell'ordine. Questo governo sta fallendo. Lo dimostra la preoccupazione di Maroni, lo dimostra la manifestazione straordinaria delle forze dell'ordine che evidenziano come questo governo non stia facendo nulla in termini di risorse e mezzi. Questo governo non dà risorse e mezzi non solo alle forze dell'ordine, ma nemmeno alla magistratura. Quindi non fa nulla, non fa passi avanti nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo tradizionale. La risposta che loro danno è che non è vero, che stanno prendendo tanti latitanti e facendo tante confische. Ma non è vero, queste sono operazioni che vanno a merito esclusivo delle forze dell'ordine e della magistratura. Gli latitanti vengono presi sotto tutti i governi, perché questo non dipende dal governo, così come le confische. Quello che invece voglio mettere in evidenza è che non solo non si fa nulla di significativo nemmeno nel contrasto al crimine organizzato di tipo tradizionale, ma invece si favorisce oggettivamente il crimine organizzato più pericoloso, la mafia imprenditrice, attraverso una serie di provvedimenti inauditi, a parte quello di alcuni anni fa, le leggi di depenalizzazione del falso in bilancio, la legge sulle rogatorie e le leggi ad personam. Ma vediamo soprattutto gli ultimi provvedimenti. Il riciclaggio di Stato attraverso lo scudo fiscale. La legge sulle intercettazioni che è criminogena, perché produrrà un aumento di criminalità e di assenza di contrasto spaventoso. Penso alla legge che vogliono fare, che fa di fatto dipendere il pubblico ministero dal potere esecutivo. Una delle forze straordinarie delle indagini che ho potuto fare io, che stanno facendo i magistrati di Palermo, di Caltanissetta, di Milano, è il fatto che il pubblico ministero è il dominus delle indagini preliminari e in conseguenza dell'indipendenza, dell'autonomia della magistratura che è nella Costituzione. Falcone e Borsellino vollero nel codice dell'88 il fatto che il pubblico ministero potesse prendere di propria iniziativa delle notizie di reato. Invece questo governo vuole che il magistrato del pubblico ministero possa agire solo su segnalazioni della polizia giudiziaria. Come tutti sanno, la polizia giudiziaria dipende dal potere esecutivo, i carabinieri dal Ministero della Difesa, la polizia di Stato dal Ministero dell'Interno, la Guardia di Finanza dal Ministero dell'Economia. Quindi è chiaro che le segnalazioni di reato
che verranno e che saranno motore delle indagini, saranno controllabili dal potere esecutivo. Quindi un governo che vuole controllare la magistratura e quindi anche in pratica tutto il paese. Vediamo anche col controllo dei mezzi di comunicazione e dell'informazione. Un governo che di fatto non fa nulla contro il crimine organizzato se non provvedimenti di facciata, mentre ciò che servirebbe veramente non viene attuato e anzi si favorisce il crimine dei colletti bianchi, della massoneria, delle cupole a livello istituzionale che hanno le mani libere, possono fare quello che vogliono, possono delinquere in quanto questo governo non fa altro che fare provvedimenti criminogeni come quello dello scudo fiscale, che è di fatto un riciclaggio di Stato, o come la legge sulle intercettazioni telefoniche, che in pratica è un via libera per tutti i crimini. La campagna d'autunno di Cosentino. Nazzaro, che concetto ti sei fatto della vicenda Cosentino? De Magistris, lui è sottosegretario all'economia, con delega al SIPE, Comitato Interministeriale per la Progettazione Economica. Nazzaro, c'è questa questione, lui dice che si vuole candidare perché è volontà del territorio, però gli fanno notare che se si candida e potrebbe farlo anche da indipendente senza il PDL e viene eletto, il giorno dopo viene arrestato perché decade l'immunità parlamentare. Vedo che nessuno ha riflettuto e per questo ponevo a te questa domanda. Se questa persona non stia tentando di portare le contraddizioni al loro limite massimo, cioè dire di essere espressione di una volontà candidarsi lo stesso e vedere cosa succede, dal giorno dopo noi avremmo un presidente della regione Campania che viene arrestato. De Magistris, non è in questi termini. Secondo me Cosentino senza l'appoggio di Berlusconi e del PDL non si candida. Cosentino è un uomo legatissimo all'apparato del PDL, legatissimo a Berlusconi, legatissimo a un certo modo politico e ritengo anche criminale, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare del SIP di Napoli. Lui sta spingendo e sta utilizzando tutte le sue armi, anche di interessenze, di ricatti che può mettere sul campo per ottenere la candidatura. Lui vuole farsi candidare, in quell'ottica si può anche stare la provocazione del martirio della persona perseguitata, ma non come candidato indipendente, come uomo del PDL. Lui pensa che non ci sarà l'autorizzazione all'arresto da parte del Parlamento. Poi con il tempo che passa di ottenere venire meno delle esigenze cautelari o qualche scappatoia sul piano giudiziario, come l'annullamento del provvedimento. Ha interessi talmente forti che se la gioca sino in fondo. Non vuole rinunciare, anche perché forse non può rinunciare. Quando si comincia ad essere, prendendo per buono quel che disse l'ordinanza, il referente di una cosca, bisogna pure fare le cose che ti dice la cosca. Ed evidentemente le cosche dei casalesi vorrebbero avere un loro uomo presidente della giunta regionale. Intercettando. Nazzaro, abbiamo toccato due punti molto importanti delle intercettazioni e il ruolo del pubblico ministero. Iniziamo dalle intercettazioni. Che cos'è questo nodo delle intercettazioni e perché è così pericoloso? E perché la riforma che vuole questo governo non può essere oculata, intelligente o addirittura dovuta? De Magistris, le intercettazioni telefoniche sono uno dei mezzi di ricerca della prova più importanti, non l'unico, perché soprattutto per determinate indagini sono altrettanto importanti altri mezzi, come gli accertamenti economico-finanziari, gli accertamenti bancari, le ricostruzioni documentali, le escursioni testimoniali e le assunzioni di informazioni. Ma le intercettazioni, soprattutto per alcuni reati, sono fondamentali. Pensiamo alle indagini di mafia, di omicidio, i traffici di droga, i traffici di esseri umani, le rapine e quant'altro.
questo governo le vuole eliminare sostanzialmente, perché disse che per poter fare un'intercettazione telefonica c'è bisogno di evidenti indizi di colpevolezza, sostanzialmente che si sia già individuato l'autore del reato, quindi lo mette in galera e allora non c'è neanche bisogno dell'intercettazione telefonica. Il governo utilizza due argomenti. Un primo argomento fa appello alla tutela della privacy, che non c'entra assolutamente nulla, perché la tutela della privacy viene garantita in un altro modo, vietando, come previsto attualmente dal nuovo codice, che i fatti privati vadano sui giornali. Questo sta molto alla deontologia dei giornalisti, dei magistrati, degli avvocati, dei funzionari di polizia e di tutti quelli che hanno materiale intercettivo tra le mani. Al cittadino interessa se il politico ruba, non se il politico mentre ruba anche l'amante. Il discorso dell'amante non deve andare sui giornali, perché una vicenda privata che riguarda un contesto che non è di interesse oggettivo e pubblico non attiene a vicende di natura giudiziaria. Mentre le intercettazioni servono a ricostruire fatti penalmente rilevanti e quindi sono dei fatti che poi possono essere oggetto del diritto dovere di cronaca. Un altro argomento che viene utilizzato è che le intercettazioni hanno un costo, ma su questo tornerò più avanti. Terzo, in Italia ci sono più intercettazioni che in altri paesi. Questo in parte è vero e in parte non è vero, perché ad esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra per il contrasto al terrorismo si fanno tantissime intercettazioni, e tra l'altro molto pericolose perché non sono garantite, al contrario di quelle italiane, dal provvedimento di un giudice. Sono intercettazioni preventive. L'Italia è uno dei pochi paesi dove chi autorizza le intercettazioni non è l'organo che indaga. Ma non dimentichiamo, ma un organo terzo, non è il PM ma il SIP. L'aspetto delle spese poi è un dato in parte vero, le intercettazioni costano, ma ci sono tanti rimedi per poter evitare quei costi. Innanzitutto perché lo Stato non acquisisce e si dota per esempio di mezzi propri per poter fare le intercettazioni senza dover ricorrere a ditte private. Questo è uno scandalo. In secondo luogo, le intercettazioni, visto che sono un servizio pubblico, non si vede perché si debbano pagare, e pagare pure di più rispetto alle telefonate private e alle società che offrono i servizi di comunicazione. In caso di intercettazione non si vede perché lo Stato debba necessariamente pagare, visto che si tratta di un servizio di giustizia. Quindi sono tutti argomenti assolutamente pretestuosi. In realtà è bene ricordare quando fu lanciata la campagna contro le intercettazioni, quando cioè si fu l'inchiesta della Procura di Napoli sulla vicenda Berlusconi-Sacca, che ha portato alla storia le cosiddette veline. Il governo sa che è più difficile e più lungo modificare la Carta Costituzionale, sta facendo un'operazione sostanzialmente eversiva, cioè quella di stravolgere la Costituzione attraverso l'esilio. L'ha fatto da ultimo con la legge del Lodo Alfano, che era chiaramente anticostituzionale, per modificare l'articolo 3 della Costituzione. Lo sta facendo adesso con questa norma per cui il pubblico ministero non può più apprendere di propria iniziativa le notizie di reato. Attualmente il pubblico ministero può indagare a 360 gradi nei confronti del Presidente del Consiglio, come nei confronti dell'operaio, del Presidente della Camera, come nei confronti di un idraulico. Con questa norma potrà agire solo su segnalazione di reato della polizia giudiziaria. Siccome la polizia giudiziaria dipende dal potere esecutivo, è chiaro che gli input saranno quelli che deciderà il potere esecutivo. Quindi di fatto, pur non modificando formalmente la Costituzione, la si modifica sostanzialmente, quindi c'è uno stravolgimento del principio
di indipendenza della magistratura, nello stesso tempo del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Nazaro, come avviene la notizia di reato? De Magistris, le notizie di reato possono essere le più varie. Una notizia di reato può venire da uno strazio di intercettazione telefonica o da una dichiarazione di una persona informata sui fatti, da un articolo di giornale, da un intervento in una televisione. Se invece noi la agganciamo ad una segnalazione di notizia di reato, si vuole un'informativa che parte direttamente dalla polizia giudiziaria, che abbia già un suo crisma di ricostruzione dei fatti. Questo vuol dire che questa ricostruzione dei fatti sfugge sin dal principio alla valutazione del pubblico ministero. Viene decisa presso altri uffici e soprattutto si escludono tutta una serie di canali che possono anche essere la semplice lettura di un giornale. Nazaro, se queste norme passano, che cosa ci troveremo di fronte a noi? De Magistris, troveremo sempre più che la magistratura diventa il basso togato di un potere autoritario. Si rischia di ritornare, in parte già ci siamo, alla magistratura degli anni 50 del secolo scorso. Per non parlare della magistratura del ventennio, c'è una magistratura che fa le indagini gradite al potere. Una magistratura efficiente, rapida e ferma nel giudicare immigrati, piccoli spacciatori, i reati da tolleranza zero, quelli che danno fastidio appunto all'opulenza italiana, quelli che devono essere giustamente perseguiti perché devono essere perseguiti, ma non danno fastidio alla politica. Una magistratura che evidentemente non dovrà mai indagare nelle direzioni del potere. In parte è quello che sta già avvenendo. Questo accelererà e formalizzerà questo percorso che è già in atto. Io in questo credo di essere stato un po' un laboratorio. La mia vicenda è stata un modello di come neutralizzare e distruggere anche dall'interno delle istituzioni quei magistrati che invece continuano a tenere la barra dritta verso una magistratura costituzionalmente orientata. Infatti ricordiamo la indagine Why Not di De Magistris e l'indagine Poseidon su cui stava indagando, che vennero immediatamente sospese e poi De Magistris fu cacciato, in pratica fu trasferito con un'ordinanza e venne poi affidata a altri magistrati che insabbiarono i procedimenti, appunto perché c'è un clima che non vuole l'accertamento dei fatti, non vuole l'accertamento della verità, specialmente quando questa verità è scomoda alla massoneria e alle varie istituzioni deviate, al potere deviato e corrotto. Sana e robusta Costituzione. Nazaro, questa Costituzione italiana che sembra che tutti vogliono riformare, sancisce dei principi di base che fondamentalmente non vengono rispettati. Il lavoro, il diritto alla salute e l'uguaglianza di tutti per sesso, razza, preferenze e quant'altro. Perché dobbiamo riformare qualcosa che ancora non ha una piena attuazione? Secondo il tuo punto di vista, c'è qualcosa da riformare nella Costituzione o semplicemente questa Costituzione dovrebbe essere applicata per davvero? De Magistris, per quanto mi riguarda, il principale punto di un programma di governo di alternativa a questo sistema di potere deve mettere la Costituzione al suo centro, ma non solo la difesa della Costituzione, quanto l'attuazione della Costituzione. Io credo che la Costituzione sia qualcosa di profondamente contemporaneo ancora inattuato. La nostra Costituzione, pur essendo entrata in vigore nel 1948, è molto attuale, molto forte, molto bella, perché nasce da un periodo drammatico, nasce dalla dittatura, dall'esistenza al nazifascismo e dalle migliori sensibilità e intelligenze di quel periodo, che avevano vissuto sulla propria pelle che cosa era una dittatura, quindi voleva creare le condizioni giuridiche
normative, politiche e istituzionali affinché questo non potesse mai più accadere nel futuro. L'articolo 1 è il primo articolo della Costituzione repubblicana. Dice che l'Italia è una repubblica che si fonda sul lavoro. È evidente che in Italia il lavoro non lo hanno tutti. Il lavoro molti lo hanno, ma non lo hanno ottenuto perché lo meritavano, ma perché hanno dovuto piegare la schiena o perché hanno dovuto creare, come abbiamo detto prima, parlando della Calabria, un vincolo di appartenenza. Molti hanno un lavoro di tipo precario. La precarizzazione del lavoro spesso si fonda sul ricatto, su contratti fatti di 6 mesi in 6 mesi. Se tu non ti comporti in un certo modo, non riavrai nuovamente il lavoro. Una precarizzazione che non colpisce solamente i più giovani, ma anche fasce di età che si trovano nel pieno dello sviluppo familiare e esistenziale di vita, intorno ai 30, ai 40 e ai 50 anni. Quindi l'articolo 1, che dovrebbe essere l'architrave, lavoro come diritto e come dovere, ma soprattutto come diritto, non è ancora attuato. L'articolo 3 in tutte le sue sfaccettature, l'articolo 3 primo comma, recentemente messo a rischio, dovrebbe essere quasi un principio naturale, che non si dovrebbe neanche essere bisogno di metterlo in Costituzione. La legge è uguale per tutti. Così come sappiamo tutti purtroppo che quella scritta dietro gli scanni dei tribunali è vera, ma non praticata sempre nelle aule di giustizia. Sono sotto gli occhi di tutti i vari binari giudiziari, processi per direttissima e rapidi nei confronti di immigrati e di piccoli delinquenti di cui sono piene le galere, e processi interminabili, lunghissimi, con prescrizioni e quant'altro nei confronti di potenti, potentati e colletti bianchi. Così come sono tanto attuali gli altri due aspetti dell'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge, quando si dice che i cittadini devono essere uguali senza distinzione di senso, di razza, di sesso e quant'altro. Questo era un altro tema che poteva darsi quasi per scontato, acquisito e pure attualissimo, a parte le disuguaglianze economiche e sociali. Ma pensiamo per esempio alla cosa più attuale, che è la nuova deriva xenofoba e razzista del nostro paese. Noi stiamo introducendo un abominio che sembrava scomparso. La colpa d'autore italiana, quando si punivano gli ebrei in quel caso perché ebrei, punto e basta. Noi oggi torniamo ad una legislazione che punisce il migrante in quanto tale, in quanto clandestino, e non perché ha commesso un fatto. Da un punto di vista giuridico torniamo alla colpa d'autore. E anche attualissimo l'altro articolo che dovrebbe essere un caposaldo di ogni Stato di diritto e di ogni democrazia. L'articolo 21, manifestazione del pensiero è libera. Noi siamo stati costretti a parlare di queste cose in una delle prime sessioni del nuovo Parlamento europeo. In Europa si è dovuto discutere di libertà, pluralismo e indipendenza dell'informazione, e non nel Sudan di Boccaccia o nella Romania dei tempi di Ceausescu o quant'altro, ma nell'Italia di oggi. Negli altri paesi dell'Unione Europea è impensabile che ci possa essere, per chi ha ruoli di governo, una concentrazione del potere mediatico. Non esiste, perché prima ancora del pluralismo dell'informazione viene l'indipendenza dell'informazione, raccontare un fatto nella sua oggettività. Poi viene il pluralismo dell'informazione, che attiene soprattutto le opinioni, che devono essere diversificate. È giusto che si sia in una società democratica una pluralità di opinioni che rendono ricca una democrazia. Noi viviamo in Italia, il problema di una scomparsa dei fatti, di un venir meno dell'indipendenza, tant'è che molti o taluni giornalisti sono costretti, per raccontare dei fatti che nei loro giornali non vengono pubblicati, a scrivere libri o magari a creare nuovi giornali. Un segno molto serio
E quello che è più pericoloso è che sono minati in un modo sempre più deciso e forte. Quelli che sono i due baluardi fondamentali dello Stato di diritto, che sono l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e la libertà di informazione. Informazione è il cane da guardia che si vuole far diventare invece barboncino da salotto. L'indipendenza della magistratura assicura il controllo di legalità. Nazaro, e qui parliamo della P2, del famoso piano di nascita democratico. De Magistris, quindi adesso siamo in piena P2. Nazaro, quindi per te è da riformare o meno la Costituzione? De Magistris, io credo che la Costituzione abbia bisogno ovviamente di alcuni adattamenti, ma adattamenti si può intervenire per esempio a modificare il bicameralismo. Probabilmente un bicameralismo perfetto non ha ragione di esistere e ritengo che abbiamo troppi parlamentari. La struttura portante della Costituzione secondo me è perfetta e completamente inattuata. Faccio degli esempi concreti. Oggi Berlusconi spinge nell'ambito di un disegno molto ben studiato di tipo piduista, vuole sempre di più andare verso un assetto verticistico e personalistico del potere. Lui ha gettato la maschera qualche tempo fa dicendo che chi è eletto dal popolo è al di sopra della legge, che è un concetto straordinariamente dittatoriale, tipico dei dittatori, e lo vuole introdurre. Mentre invece la nostra Costituzione prevede una repubblica parlamentare, soprattutto quello che ha di straordinario in un'interpretazione sistematica fatta veramente bene, che è i cosiddetti balance of the powers, cioè i contrappesi istituzionali, la magistratura, la stampa, la Corte Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura. Nel momento in cui questo disegno, di tipica ispirazione piduista, punta invece a una forte verticalizzazione del potere, quindi concentrazione del potere in mano di una persona che è capo dello Stato eletto dal popolo, il Parlamento ridotto a mero organo di ratifica dei voleri del potere esecutivo, come vuole fare Berlusconi, addirittura col fatto simbolico, ma fino a un certo punto simbolico, che la parola pronunciata spetti solamente ai capigruppo, modifica della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, non nel senso di dare maggiori poteri, ma anzi nel senso di renderli ancora più politicizzati, perché già per esempio il Consiglio Superiore della Magistratura funziona abbastanza male per alcuni aspetti, perché c'è un eccesso di politicizzazione anche interna della magistratura. Invece si vuole ridurre ancora di più questi spazi e aumentare la politicizzazione. Nello stesso tempo, quindi, questo disegno autoritario punta al capo dello Stato eletto direttamente dal popolo, che è capo dello Stato e capo delle forze armate, in un disegno che Berlusconi sta portando avanti di aumento dell'utilizzo delle forze armate, anche qui con un simbolismo populistico, propagandistico, straordinario. E siccome questo governo punta sulla criminalizzazione del dissenso e punta a dire che chi riempie una piazza fa antipolitica e attesamenti sovversivi ed è molto debole e crinale che può passare nell'indicare come criminare una piazza e mandare un domani che ha i poteri supremi e forze armate a reprimere una piazza. Non dimentichiamoci che questo è anche il paese che ha avuto la caserma Raniero e Giotto di Genova, ma in un contesto ben diverso da quello in cui si vorrebbe portare Berlusconi. Capo delle forze armate, capo del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi contorno della magistratura. Questo capo dello Stato che ovviamente vorrebbe essere Berlusconi, ma io mi preoccuperei indipendentemente da Berlusconi, perché al posto di Berlusconi si possono mettere uno che è ben più pericoloso di Berlusconi. Pensando a Berlusconi viene anche da pensare alla sua origine, al suo cromosoma, in quello che è l'ideologo di Forza Italia, che è dell'Ute,
Vien facile da pensare come in questo contesto si possa anche diventare capo dei capi. In questo disegno autoritario che cosa è fondamentale? Da un lato il controllo dei mezzi di comunicazione, perché ti serve la propaganda del regime. E dall'altro devi formare nuove conoscenze e quindi ecco il disegno di smantellamento di tutto ciò che è pubblico, cominciare dalla scuola pubblica, università e la ricerca. Questo è fondamentale perché tu non puoi modificare gli antropologicamente diversi. Luigi De Magistris, tu, Sergio Nazzaro e tante altre persone. Noi abbiamo ormai il nostro pensiero formato 40 anni. Non si può piegare, si può distruggere, si può mettere nell'angolo, si può umiliare e mortificare. Si può non far contare nulla, ma siamo così. Allora questa operazione autoritaria che va al di là di Berlusconi è un ridisegnamento del nostro paese. Deve necessariamente lavorare sulle coscienze di chi si va a formare ed è quindi fondamentale smantellare la scuola pubblica che è stata una delle ricchezze straordinarie del nostro paese. È chiaro che Berlusconi sta interpretando questo piano autoritario in una forma che è perfettamente dittatoriale. Non è un'esagerazione, questo è un disegno di tipo assolutamente sireno, datato all'Italia, ma è quello, lo si vede anche nel simbolismo con cui lui si muove, si manifesta in questo aspetto di sultanato. Questo è un disegno pericoloso perché si può adattare anche a persone che magari non hanno i tratti avversivi o inaccettabili del berlusconismo. Nazzaro, la divisione tanto predicata tra nord e sud e poi così via tra i cittadini. De Masistis, una cosa interessante è che l'Italia è molto unita nel malaffare. In quanto sistema criminale affaristico e corruttivo, mafioso illecito, l'Italia è unitissima a queste borghesie mafiose. Questi centri occulti di potere che si trovano a Vicenza come a Catanzaro, a Torino come a Napoli, a Palermo come a Bologna. Non ci sono isole felici, quelle esistenti lo sono perché magari gli stessi magistrati si siano dall'altra parte o fanno parte a loro volta dei centri di potere e no, o non c'è mai un ricambio. Una differenza c'è ancora, a nord continua a permanere in alcune zone un atteggiamento di criticità nei confronti dei meridionali, però non c'è dubbio che si è un po' attutita quell'ondata razzista che adesso si è scaricata e si vomita sugli immigrati, ma il paese avverte ancora delle divisioni. Migranti in Europa. Nazzaro, tu sei presidente della Commissione Controllo Bilancio. Sei andato a fare ragioniere, commercialista dell'Europa. Come è una tua giornata? De Magistris, questo è il classico esempio, questa commissione dove è fondamentale, come secondo me in tutte le cose della vita, come le persone intendono interpretare il loro ruolo. Perché la commissione controllo sul bilancio può essere interpretata esattamente come dicevi tu, in modo ragionieristico, burocratico e aritmetico, dove ti metti a fare i contesi dei bilanci oppure con un ruolo fortemente politico, fortemente orientato. È importante perché noi abbiamo una serie di ruoli fondamentali, innanzitutto quello di verificare come vengono spesi i soldi, quindi il bilancio dell'Unione Europea, come la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e le varie agenzie europee spendono i loro soldi. Quindi è fondamentale perché tu vai a vedere se ci sono trasparenza, correttezza e regolarità. Un altro aspetto importantissimo in Italia, ma non solo, è quello di andare a verificare come gli Stati membri spendono i finanziamenti europei, fondi strutturali e quant'altro, quindi il discorso delle frodi europee è un ruolo straordinariamente importante, tanto è che l'altro giorno abbiamo votato sul fatto che nel 2010 una delle prime delegazioni verrà proprio in Italia, in particolare in quattro regioni: Lombardia, Abruzzo, Campania e Calabria. Le denominazioni delle regioni
le ho fatte ovviamente io in base agli argomenti specifici. Nazar, sul sito istituzionale ho letto che sei membro della conferenza dei presidenti delle commissioni, ma soprattutto del Mashrek. Che cos'è? De Masistis, ogni deputato del Parlamento europeo, oltre a partecipare ad una delle varie commissioni del Parlamento,